Ragazzi, ecco alcuni esercizi con l'elastico bloccato alla porta. Extra, rotatori da parte, dall'altra. Intra, una mano con tutti e due gli elastici. All'indietro. Manovella, 90 gradi. Aperture. Questo è abbastanza leggero, servirebbe doppio. Poi sempre precipiti, doppio. Un solo braccio. Tetto. Spinte, sempre petto, un solo braccio, questo con il doppio elastico oppure vari tipi di spinte, con l'elastico che passa sopra la spalla, con l'elastico e il gomito vicino al corpo. Dorsale, rematore, oppure con uno e basta. Un braccio e basta. Poi stacchiamo l'elastico. Esercizi bloccandolo sotto i piedi. Spostiamo la telecamera un attimo. Alzate, laterali, alzate, frontali. Si possono fare con doppio elastico. Poi davanti. Incrociando, apertura con l'elastico davanti da fare la parte avanti della spalla oppure passando dietro da fare la parte indietro. Si possono fare anche isometrie, quindi fermi lì e poi qualche grado di movimento. Sempre spalle. In ginocchio o da in piedi, da dietro. Posso anche prendere due manubri se sono molto leggeri e fare esercizi con i manubri. L'elastico mi può permettere di allenare tutto il corpo, volendo anche gli addominali, sempre quando era bloccato, torsioni del busto per fare gli obliqui.